sembra che stia arrivando la pioggia. Tra circa 5 minuti. 5 minuti alla pioggia. Che minchia vuol dire sembra? Salve a tutti ragazzi, bentornati a bordo della monoposto di Numaker, la nostra Alfa Romeo Sauber. Siamo pronti per un nuovo Gran Premio, in particolare oggi c'è quello del Canada. Abbiamo risolto i problemini che ci hanno un attimino preoccupato a Monaco, ovvero era l'unità MGU-H, credo che sia questa, sì, perché il riscaldamento sarà Heat, invece questo è l'MGU-K che sarà Kinetic. Comunque vedete che abbiamo usato la seconda. La prima magari la rimetterò per qualche turno di prova libera, ma in gara, soprattutto in una gara come questa del Canada, che ha quel lunghissimo rettilineo dove si va molto veloci, c'è bisogno di avere tutto a posto. La macchina si sta comportando benissimo, perché alla settima gara cambiare un componente vuol dire avere una grande affidabilità. Tra l'altro abbiamo sostituito pure il cambio, però senza incorrere in nessuna penalità, perché appunto dopo 6 gare di utilizzo lo puoi fare. Se invece cambi motore tra questi qua a disposizione, non succede comunque niente, non becchi penalità. Le penalità dovresti prenderle qualora tu avessi bisogno di premere su quel più per richiederne uno ulteriore alla dotazione. Parlando di ciccia, ragazzi, il display sul nostro volante ci indica un bel P6, che ancora una volta vuol dire un avanzamento per qualche penalità di qualcun altro, perché sarebbe stato un P8, comunque un grande risultato. Questa macchina nei circuiti veloci e con l'assetto giusto, però, che io cerco di fare sempre, dà delle grandissime soddisfazioni. Con l'assetto di default non troppo, eh. Eccola qui la nostra terza fila, attenzione. Occhio alla partenza, via. Attenzione qua, c'è casino. C'è qualcuno che mi tira di quelle sportellate. Avvertimento collisione con Ricciardo, è stato lui a venirmi addosso. Sì, ok, la prossima volta sviluppiamo il mantello di Harry Potter. Ok, abbiamo superato la fase iniziale, adesso proseguiamo. Beh, insomma, molto molto iniziale. Maledetto Ricciardo che ci dopona, cosa vuoi? Stai lì! Sicuramente ne ha più di noi, però insomma... ciò non ti autorizza a venirmi addosso di continuo. Apriamo il nostro solito schermetto qua. E attenzione perché qui... come sempre, abbiamo tanto motore, anche se non c'è ancora DRS. Primo giro, settimo. Numaker punta alla sesta di Grosjean. Anche se non adesso. Ancora tutto compatto il gruppo. E qua arriva già il primo tratto DRS. Eccolo. Anche per Ricciardo dietro, attenzione. Però Ricciardo non ha mai il nostro motore. Ok, stiamo monitorando l'ultra dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Cos'è? È montato storto? Spero non lo stesso di Monaco. Beh, intanto ingoiamoci Grosjean, che già, guardalo, cioè, già preso praticamente. Non serviva neanche il DRS. Comodo. E anche qua, per fuggire definitivamente dalla AS. La batteria a poca carica, riduci l'erogazione delle RS. Sì, c'hai ragione anche tu. Partiamo con hot lap. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo un gomme ultramorbide. Vabbè. Come va dietro? Rimangono, Grosjean e Ricciardo sono lì immobili. Eh sì, provano il contrattacco. Ora che hanno il riferimento di Numaker davanti, che tra l'altro ha appena abbassato un pochettino l'erogazione dell'ERS, forse ne possono approfittare dietro, anche se sul dritto infatti è difficile, sul dritto non ci sono.
c'è poco da fare. Si rifà sotto qua però, Grosciano, attenzione. Ok, il distacco è 3,3 secondi. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 1,8 secondi. 1,8 secondi, è dietro. Vicino allora. L'ultima gara, bravissimi tutti e due gli alfisti. Adesso vedremo. Qua finisce un po' largo Numi. Si vede che è in difesa un pochettino forsennata su questi qua. Il motore sembra in cattivo stato, preparati a un calo della potenza. Però me ne frega niente, sto motore adesso mi serve, zitto! Ah, Ricciardo contromossa su Grosjean, che ci ha provato su Schumacher, gli è andata male perché gliel'ha chiusa. E allora Ricciardo ne ha approfittato. Si è fermato? In questo giro, forza! L'ho visto a un certo punto sparire, è comparso Perez. Che però non è troppo vicino da attaccare, quindi giro velocissimo e entriamo pure noi. Sembra che stia arrivando la pioggia tra circa 5 minuti. 5 minuti alla pioggia. Che minchia vuol dire sembra? Box. Mi raccomando, fermati ai box a questo giro. Devo cambiare lo steso perché si stanno fermando tutti. Comunque 5 minuti la pioggia, sono altri 3-4 giri. E queste gomme cominciano a morire poi, eh. Quindi adesso ci fermiamo. Soste a disposizione, quella era l'ultima. Tocca correre più dell'acqua adesso. Torniamo in pista, ultimi. Addirittura. Però la nostra strategia prevedeva così. Ci fermeranno. L'unica cosa che ci potrebbe fregare davvero è se si anticipa la pioggia, tipo, però non credo, eh. Eccole lì le fermate, toh, guardale. Guadagniamo di brutto. E adesso è il momento di spegnerli. Di qualsiasi sogno. Ovviamente Ricciardo sta venendo sotto, ma lui diciamo che non lotta con un Alfa. Sono gli altri che ci interessano. Fra l'altro, tolto Ricciardo, che bisogna vedere se riuscirà a passarci, perché qua in velocità non se ne parla. Dobbiamo vedere nel resto. Ricciardo ci separa da Leclerc. Sembra che sia lui quel segnalino rosso. Prossimo Ricciardo. Non siamo probabilmente in grado di resistergli. Non perché sia particolarmente bello, ma perché è messo proprio meglio e ci mancherebbe altro. Eccolo, vediamo se prova subito. Fate perdere un po' di tempo, Avril, qua. Appena fa un errore ci riprendiamo la posizione. Ah sì? Così cattivo mi diventi? Bella per Alex. Oh, io vado, eh. Hai detto tu? Guarda che piano che va questo sul dritto. Ciaone! Motori seri, sono qua.
Abbiamo anche il DRS per la fuga. Per favore, non scegliamo mai quella motorizzazione. E qua c'è anche il DRS. È per quello che ci frega. Siamo ancora convinti di avere le gomme giuste. Dai, madonna, Ricciardo, ma è così difficile da capire che non puoi star davanti se mi sorpassi lì. Stupido Ricciardo, perdiamo solo tempo. Deve trovare un posto migliore, se no qua perdiamo tempo tutti e due. Il distacco dalla vettura davanti è 10,7 secondi. Bandiera gialla. Ehi là. Ok, via libera. Stavolta mi tengo interno, voglio vedere cosa fa. Sto finendo la benzina però. Dobbiamo assolutamente calmarci un po'. Però abbiamo l'erso. Facciamo un po' a cambio. Oh mio Dio. È dura la vita, eh. Vediamo se riusciamo a stare sotto nel guidato. Anche se probabilmente ha scelto il momento giusto adesso per passare. Perché è qua che sicuramente la Red Bull è superiore in questi settori qua. Guarda quanto mi ha dato. Però abbiamo il DRS lo stesso. Vediamo se ci servirà qualcosa. Rimaniamo appigliati ad una zona DRS veramente al limite. Adesso mi sa che l'abbiamo persa però. No ragazzi, bisogna ufficialmente lasciarlo andare, perché altrimenti ci ammazziamo. La gomma ha smesso a un certo punto, ha detto no grazie, basta. E infatti Ricciardo si allontana. Però siamo contenti lo stesso di questa posizione, che passerà attraverso forse, se Ocon con la sua migliore, forse India ne avrà, attraverso una difesa nel finale. Ma speriamo anche di no. Forse qualcosina ci guadagna. È Perez comunque, non Ocon. Perché ho detto Ocon? Ma ho visto gocce di pioggia. Oh, ho visto gocce di pioggia. No dai, forse no. No, invece sì. Carburante a sufficienza per soli due giri. Piove, 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 piove. E neanche troppo poco. Oh mio Dio, che paura. Piove, deciso proprio. Ovviamente queste prime gocce non vogliono dire nulla, perché come toccano l'asfalto si asciugano all'istante. Però eccola, 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 si sta bagnando l'alo, la visuale e tutto. Attenzione, attenzione ragazzi, eh. Due giri difficilissimi allora. È ok, però se lo scende per l'idone. Per il momento è solo una cosa mentale. Ecco, abbiamo ancora 3 secondi su Perez, manteniamoli. Possiamo ancora spingere un po' su ste gomme. Non troppo, avete visto?
Anche la frenata è ancora sicura, l'asfalto tiene. È una pioggia che ancora non dà praticamente effetti. E speriamo che sia così, perché manca adesso, dopo questo lungo rettilineo, l'ultimo giro. Meno male che è arrivato adesso e non prima, poteva determinare veramente un caos assoluto. Sei all'ultimo giro. Ma proprio assoluto. Invece fortunatamente per terra si sente e non si sente, eh? Cioè è più la gomma, che anche questa è finita, che non la pioggia, che mi costringe a queste correzioni ogni tanto. Normale amministrazione comunque per Numaker. Che sta portando di nuovo l'Alfa Sauber a guadagnare punti preziosi, settimo oggi. Bravissimo. Ok, il distacco è 6,1 secondi. Ha vinto Hamilton, bene. Panico. Va bene, l'abbiamo portata a casa. Altra gara maschia. Adesso vedremo, perché anche oggi il motore ha dato segno di cedimento su un altro componente, probabilmente l'MGUK stavolta. E Numaker ovviamente contento, settimo, passa vicino al suo team per salutarlo. Molto bene. Bel lavoro e buon piazzamento, hai fatto un salto di qualità proprio come ti avevamo chiesto. Ma non c'è bisogno di cedere. Ancora una volta Vettel giù dal podio, ma ragazzi, non va niente Vettel qua, eh. Attenzione ragazzi, perché la nostra posizione in classifica, ecco, vedete? Si avvicina di molto adesso ad Alonso, che mi pare si sia ritirato. Quindi solo 3 punti da Alonso. E bello, però vedere in lotta due ignoranti come Numaker e Alonso. Tra l'altro guarda, proprio una coppietta abbastanza isolata pure, perché Sainz segue a 9 punti. Però 9 punti sono tanti quando ti giochi dalla sesta alla decima casella, perché fanno pochi punti quelli. Non è come la MotoGP che prendono fino a 15esimo. Bene, bene, molto bene ragazzi, sono soddisfatto anche di questo Canada. Dai che stiamo lavorando benissimo, la macchina migliora a vista d'occhio. Attenzione però, perché più si va avanti più arrivano delle piste che secondo me io non amo molto. Però sono contento, perché quest'anno, non lo so, sarà la postazione stabile, sarà la voglia, ma stiamo andando bene, meglio di sempre devo dire. Non mi resta che ringraziarvi ragazzi per il vostro solito grandissimo supporto, solito ma non scontato e neanche banale. Infatti vi ringrazio tantissimo di questo e vi mando un super mega abbraccio e ci becchiamo nel prossimo video. Vi aspetto su Instagram, aprite la descrizione, ci sono i link lì. Ciao ragazzi.